Definirlo proficuo è poco. L'incontro di ieri tra Comune di Gela, Regione Siciliana ed ENI, che si è svolto a Palazzo d'Orleans, alla presenza del governatore Rosario Crocetta, ha dato i frutti sperati. Sono stati infatti sbloccati fondi per il porto rifugio, 6 milioni di euro per il ripristino funzionale della struttura portuale. Altri 200.000 euro serviranno per creare le infrastrutture necessarie all'utilizzo delle acque della Ragoleto a favore dell'agricoltura. I soldi fanno parte dei 32 milioni di euro delle compensazioni ENI. Il vertice palermitano sugli oneri di compensazione per Gela conferma le direttrici d'azione reclamate dal territorio. Salute, sistema portuale, agricoltura e opere di urbanizzazione sono i quattro assi sui quali concentreremo gli investimenti per la città, ha detto il sindaco Domenico Messinese. Dopo che la settimana scorsa il presidente della Regione Siciliana ha firmato la delibera per perimetrare l'area di crisi completa per l'accordo di programma, ieri ci siamo incontrati a Palazzo d'Orleans, dove si è parlato di portualità. Finalmente sul porto si è raggiunto un'intesa, è stato verbalizzato per investire gli oneri di compensazione, circa 5,8 milioni, per poter fare tutte le opere sia di dragaggio ma anche alcuni interventi strutturati, mirati, che non vanno a interferire con i piani eventuali di sviluppo della portualità su Gela, per poter dare nuovamente vita al nostro porto. È stato incaricato come associazione appaltante la Protezione Civile, che ha redatto pure il progetto e che in tempi brevi si attiverà per poterlo mettere in campo. Si aspetta la prossima settimana per stilare la bozza del protocollo che verrà visionata e speriamo nel giro di 2 o 3 settimane di dare la firma per poter mettere a disposizione le somme che l'ENI già fin da subito ha detto che è disponibile. Dunque portualità, agricoltura, urbanizzazione delle aree cittadine e l'avvio di un istituto di ricovero e cura per patologie da industrializzazione. Al tavolo ieri hanno partecipato Bernardo Casa, responsabile delle raffinerie ENI, la delegazione parlamentare gelese all'ARS, il presidente del Consiglio Comunale di Gela, Alessandra Agia, vari consiglieri comunali e i rappresentanti dei comitati del porto di Gela.